Ciao e benvenuto in questa nuova degustazione sull'olio extravergine di oliva. Io sono Fabrizio De Simone, sono un sommelier del vino Pisar, idrosommelier di secondo livello, ho una specialistica in degustazione whisky e sono anche olio sommelier. Ho deciso di intraprendere questa rubrica settimanale per andare alla scoperta di quest'altra grande eccellenza italiana che però, a mio avviso, è ancora poco considerata, un po' sottovalutata. E parliamo dell'olio extravergine di oliva, una rubrica settimanale nella quale andremo a scoprire e degustare insieme, sempre in diretta, sempre live, sempre per la prima volta, quindi hashtag viva la sincerità, oli da produttore e oli da grande distribuzione organizzata, come il caso di oggi, per trovare prodotti di buona qualità, magari consigliare l'acquisto. Ecco una rubrica che svolge un po' la funzione di apripista, dove vado a degustare oli che magari non sapevi neanche esistessero, piccole produzioni, grandi produzioni, oli di fascia economica, di diverse fasce economica, più sostenuta o più contenuta, e magari consigliare anche l'acquisto. Quindi ti invito a seguire tutte le mie attività sui canali social più soliti, Instagram e Facebook, cercandomi come Fabri Evolution, e a seguire anche tutte le altre attività sul vino, le degustazioni al supermercato, da produttore, le degustazioni alla cieca, cercandomi su YouTube, LinkedIn come Fabrizio De Simone. Inoltre ti invito a scrivermi per un consulto, uno scambio di opinioni, un tuo parere, perché a me piace il confronto quando è costruttivo. Lasciando un commento a questo video, scrivimi contattandomi sui social oppure una mail a info@fabrizioandesimone.it e ti risponderò nei più brevi tempi possibili. Allo stesso tempo ti invito a scrivermi se invece vuoi entrare personalmente all'interno del mondo dell'olio per imparare a riconoscerne da solo caratteristiche, struttura, cosa cercare nell'olio e quindi riconoscerne la qualità oggettiva. Io ho pensato a un percorso one to one, solo io e te, che è pensato per andare dritti al punto della questione, per ottenere i maggiori risultati nel minor tempo possibile. Un percorso nel quale parleremo di che cos'è l'olio, come si fa l'olio, il panorama olivicolo nazionale e ci focalizzeremo ovviamente sulla degustazione. Per avere maggiori informazioni, senza ovviamente nessun obbligo, vincolo, solo per saperne di più, scrivimi una mail a info@fabrizioandesimone.it oppure lascia un commento a questo video o contatta sui social e senza impegnati per avere tutti i dettagli. Andiamo alla degustazione di oggi. È da un po' che insomma, relativamente alla parte degli oli da grande distribuzione organizzata, ultimamente mi sto focalizzando sugli oli da discount biologici, perché hanno un prezzo veramente contenuto e sto cercando appunto di trovarne di insomma, qualitativamente più validi per consigliare l'acquisto. Devo dire che fino ad oggi la mia ricerca non è che mi abbia dato grandi emozioni o grandi risultati, ecco, non ho trovato nessun olio biologico tra quelli da discount che mi abbia veramente emozionato, anzi, li ho trovati un pochino più pesanti, non pienamente soddisfacenti in effetti. E oggi andiamo avanti con questa ricerca. Ci troviamo tra gli scaffali di MD, il mio primo olio di MD, con il bio olio extravergine di oliva italiano biologico. Anno di raccolta, anche se non segnato, ma stando al termine minimo di conservazione, direi che è un anno di raccolta 2020. In etichetta è scritto che è stato prodotto per conto di MDSPA nello stabilimento di Modugno Bari. Da ricerche in rete ho scoperto che il produttore sarebbe Agridè, un produttore di olio, anche olio DOP, Bari DOP, terre di Bari DOP, anche olio biologico. Con una buona produttività anche abbastanza storica, con dei riconoscimenti di ottima qualità sui suoi oli e che produce appunto questa linea apposta per MD. Siamo su una produzione biologica certificata, olio extravergine di oliva italiano. Purtroppo non sono riuscito a trovare l'entità delle cultivar che vanno a comporre questo olio, quindi immagino sia un blend delle cultivar più diffuse in Puglia, no? Tra queste immagino di trovare la peranzana, immagino di trovare la coratina e mi aspetto in quest'olio un olio con livelli di amaro molto importanti, un buon piccante e una discreta componente fruttata. 750 ml la capienza della bottiglia, io l'ho pagata, se ne vado errato, intorno ai 6 euro, 7 euro, quindi al litro siamo nell'ordine dei 9-10 euro, se non vado errato con i calcoli. Quindi una produzione biologica di un olio extravergine di oliva, quindi un olio evo, con un prezzo ancora una volta molto contenuto. Vediamo che cosa ci racconta. Lo apro adesso per la prima volta, come al solito, hashtag viva la sincerità, e lo vado a degustare. Sempre per la prima volta. Eccolo qua, ha una
L'analisi visiva, come sempre, non è significativa ai fini di una indicazione sulla qualità dell'olio, però come sempre, visto che lo versiamo, visto che lo abbiamo davanti, perché non parlarne? Ha una densità, mentre scendeva all'interno del bicchiere, piuttosto molto fluida, ecco, non particolarmente denso, di una tonalità giallo tendente al dorato, vale la parte olfattiva. Al naso si esprime con una buona intensità. Ha una buona intensità, ha un buon livello di piacevolezza. Richiama subito l'oliva spremuto, l'olio. E poi torna a consentire un po' più erbacei, un po' più verdi. Mi ricordano lo sfalcio d'erba, la melanzana, la foglia di pomodoro, un pomodoro verde. C'è anche un richiamo balsamico di macca mediterranea che si lega poi a delle note di frutta matura. Direi la mela, la pera in primis. Un bel naso, una buona piacevolezza e una buona intensità. Io lo scaldo e lo copro per permettere alle molecole olfattive di esprimersi al meglio ed essere convogliate nelle fosse nasali. Ora la parte gustativa. Lo strippaggio in bocca serve invece per rompere le molecole sempre olfattive nella cavità orale e permettere l'espressione retroolfattiva e sentire i sapori. Allora, in bocca ha una buona struttura di sorso e un buon livello di piacevolezza. Entra dolce, una volta deglutito, passa qualche secondo e ne emerge una componente piccante, più accentuata, ha un picco, pizzica in gola, ma poi tende ad assottigliarsi, ad essere più morbida, meno invadente, però è una componente importante. Piano piano, col passare del tempo, di qualche secondo, inizia a farsi sentire invece la nota amara, che poi rimane, direi, la prevalente. Quindi entra dolce, poi questa dolcezza anche lei si attenua, va da sfondo, coinvolge anche le altre componenti, ma senza risultare da prevalente. E arriva subito dopo poco dopo la deglutizione, il piccante che poi tende ad attenuarsi, mentre l'amaro invece ha una fase crescente e poi rimane la componente principale. In retrofattiva ritornano note di oliva, erba, sfalcio d'erba, un po' di melanzana, note più erbacee, note un po' più verdi in effetti. Una discreta persistenza e una buona struttura del sorso, sì. Detto questo, fin qua tutto bene, però la bocca rimane un po' grassa, un po' pastosa, la lingua è piuttosto pesante, sento il palato appesantito. Questa componente, come sempre, non mi dà un gran livello di piacevolezza di questo olio. È un olio comunque che offre delle belle espressioni olfattive in bocca, la sua struttura, ma purtroppo lascia questa bocca più pesante, un po' più grassa. E personalmente trovo una maggior piacevolezza, un maggiore livello di gradevolezza in quegli oli che invece sono più dritti, solcono meglio il palato, lo puliscono di più e mi lasciano la bocca un po' più pulita, un po' più lineare, meno appesantita. In abbinamento questo olio può accompagnare un po' tutto il pasto, anche in cottura, lo possiamo mettere su insalate, mozzarella, pesce, carne. A mio avviso non va a stravolgere la nostra pietanza, ha delle buone espressività olfattive, retroolfattive meno intense rispetto a quanto percepito al naso e quindi non va a incidere neanche sul sapore. La nota piccante iniziale ha il suo picco, però non è particolarmente invadente. L'amaro che rimane alla fine, in effetti, potrebbe interagire con la nostra portata, con il nostro piatto, quindi sconsiglierei di abbinarlo a piatti che prevedono già note amare, come per esempio carciofo, come per esempio verdura alla griglia, carne alla griglia, insomma, trevigiana, insalate rosse. Lo eviterei perché insomma, l'amaro andrebbe a interagire generando sensazioni non particolarmente piacevoli. Quindi ho espresso tutto per questo olio. Consigliato l'acquisto? Non è un cattivo prodotto, in effetti, però insomma, possiamo sempre lanciarci in qualcosa di un po' più caratteristico, che abbia un po' più, ma proprio caratteristico nel senso che abbia più carattere, quindi per intenderci, io preferisco quegli oli o quei prodotti che
hanno un carattere, quindi o piacciono o non piacciono, perché ci sta, insomma, il gusto non è uguale per tutti e non trovo grande senso di soddisfazione in quei prodotti che vanno bene per tutti, ecco, che accompagnano tutti. Quindi potremmo trovare oli con maggior carattere, soprattutto con il livello di pulizia più alto, quindi consigliato l'acquisto, beh, per il rapporto qualità-prezzo ci può anche stare, a mio avviso, però potremmo anche lanciarci in qualcosa che ci dia una maggior piacevolezza, comunque un maggior senso finale di soddisfazione del pasto. Quindi io penso di aver esposto tutto per l'olio di oggi, ti ringrazio per l'attenzione e aver partecipato, ti invito come sempre a scrivermi e a seguire le mie attività sui social, Instagram, Facebook, YouTube e LinkedIn, e ti auguro un buon proseguimento di giornata e buon appetito per dopo, ti do appuntamento alla prossima diretta. Ciao ciao!